Era una partita da vincere, la Pistoiese l'ha vinta, gli arancioni hanno battuto il fanalino di coda viterbese grazie alle reti di Pinzauti su rigore e il gol allo scadere di Gennari. Un 2-1 voluto, sudato e ottenuto, 3 punti che danno ossigeno alla classifica. Il quarto risultato utile consecutivo è la seconda vittoria stagionale al Melani. Una Pistoiese migliore nel secondo tempo rispetto al primo, dove ha sofferto di più. Un gruppo che sta piano piano avendo una propria identità più solida e attenta. Manca ancora qualcosa, qualche idea in più a centrocampo e da migliorare la fase realizzativa. Il successo però deve dare fiducia e morale per il proseguo che prevede una battaglia dopo l'altra, a partire già dalla prossima, domenica, in casa della Fermana, terz'ultima con solo un punto in meno degli arancioni. L'ho ribadito, l'ho detto tante volte che la Viterbese ha un organico importante, un organico che vale le prime 5 in classifica. Secondo me è una squadra che ha qualità e probabilmente ha pagato forse l'ultima mezz'ora dove forse avevamo più gamba noi. E questo è merito dei ragazzi perché ci stiamo allenando bene, stiamo facendo le cose con la giusta progressione e una vittoria credo che sia meritata per quello che è stato il percorso di questa partita. Secondo me abbiamo interpretato male la partita, che avevamo quei 5 metri più bassi al reparto e facevamo fatica perché ci palleggiavano e ci facevano andare a vuoto girando per il campo. Nel primo secondo tempo abbiamo messo a posto questa cosa. E l'altra cosa che dobbiamo mettere a posto, perché secondo me nei duelli per noi offensivi, per loro difensivi, secondo me là davanti dovevamo arrivare più velocemente alle punte, lo abbiamo fatto ed è cambiato un po' il film della partita, questa è stata quella chiave. Una Pistoiese cinica, con carattere, tutti meritano la sufficienza, qualche punto in più gli autori dei gol. Pinzauti, che ha sbloccato la gara, ma la sua è stata una bella prestazione nel complesso, e Gennari, la sua incornata al 92esimo, merita gli applausi perché ha avuto un peso e un valore troppo importante. La sconfitta della Viterbese è costata cara al tecnico Giuseppe Raffaele, esonerato poche ore dopo. Laziali ora in mano all'allenatore della Primavera, Punzi.